Nel 474 a.C. Pindaro ci ricorda che si combatté una battaglia sanguinosa sul mare di Cuma. Sono i greci che si contrappongono agli etruschi. La fondazione di Napoli aveva creato la crisi, aveva interrotto quelle alleanze e aveva creato lo scontro. Cuma vincerà, ma solo con l'aiuto di Ierone, tiranno di Siracusa, che porterà le sue imbarcazioni e i suoi uomini. A ricordo di questa vittoria, Pindaro celebrerà Ierone e ricorderà questa vittoria insieme a quella ottenuta dai greci contro i persiani nella battaglia di Salamina e contro i cartaginesi nella battaglia di Mera pochi anni prima, nel 480 a.C. Il ricordo archeologico di questa importantissima battaglia lo troviamo in un gruppo di ermi strappati ai caduti nella battaglia di Cuma, e che componevano il bottino di questa fortunata guerra. La decima di questo bottino venne dedicata come rosanza agli dei, e una parte di questa decima finì a Olimpia, il santuario più importante della Grecia e del Mediterraneo di quegli anni lontani. E sugli elmi strappati ai cadaveri, ai corpi decaduti, il tiranno Ierone fece segnare il suo ricordo. Ierone, figlio di Dinomene, strappò come preda di guerra ai tirreni presso le acque di Cuma. Questi elmi li abbiamo esposti qui in mostra e ci ricordano questo evento che cambiò le sorti del Golfo, che allora divenne di Napoli.